Oggi è il Premier, una volta era lo snack bar. Sono 25 anni che nelle mani dell'attuale gestione gliel'hanno modernizzato, ma una volta proprio qui avvenivano le convocazioni dell'Unione Sportiva Agropoli. Su questa vetrina venivano messe le convocazioni da caciotta, oppure qui sotto, perché qui c'era l'annuncio del cinema teatro Lux. Ed eccolo qui il Premier, 1996, nelle mani dell'attuale gestione, che l'ha modernizzato tantissimo. Di sopra, vedete, si facevano le riunioni dell'Unione Sportiva Agropoli, si vedono le partite della nazionale, soprattutto sin dagli anni 70, e in quest'area avvenivano dunque gli incontri tra il presidente, i presidenti dell'Unione Sportiva Agropoli e i tifosi, i calciatori, i simpatizzanti. Poi quella è una porta che portava al Cineteatro Lux, ma stiamo parlando un po' degli anni 80, perché anche da qui si entrava nel Cineteatro. Ma questa saletta, antistante il bar, dunque, era un po' il punto d'incontro. Qui c'erano i flipper addirittura. Di qui, presidenti storici dell'Unione Sportiva Agropoli facevano e sfacevano prenotazioni, anche contratti e molte volte trattative per acquisire i calciatori. Una storia che è soltanto una goccia in quel mare dei 100 anni dell'Unione Sportiva Agropoli, perché questo bar è praticamente uno dei capisaldi della storia dell'Unione Sportiva Agropoli. Eccolo.